Marcello Amadio in conferenza stampa replichi a quanto detto dal Bottai e dal Comune. Sì, allora, innanzitutto io a differenza di Bottai non ho bisogno di fare le conferenze stampa con un avvocato perché sono sicurissima e certissima di quello che ho detto, anche perché io ho illustrato alla stampa i documenti, sicuramente non scritti dalla sottoscritta, ma dall'amministrazione comunale, cioè dagli uffici del comune. A margine di questa conferenza stampa però vorrei anche, come dire, commentare lo stile, tra virgolette, di Bottai, il quale nella sua conferenza stampa, nella scorsa sua conferenza stampa in risposta alla sottoscritta, diceva che sia lui che la moglie, dicevano appunto che io dico infamità. Ora, siccome faccio politica da tanti anni, io non sono abituata a parlare senza documenti alla mano. Quindi, ripeto, io ho illustrato i documenti che mi sono stati, che sono stati scritti dagli uffici del comune. Dopodiché si parla di una palestra, si parla di un canone non pagato e quindi che il Bottai si metta a giudicare, ad esprimere giudizi sull'aspetto esteriore della sottoscritta, insomma, la dice lunga sulla sua, come dire, povertà di argomentazioni. Anche perché non mi sembra che il Bottai sia nelle condizioni di poter criticare gli altri. Detto questo, non ha fatto altro che squadernare le foto dei lavori che ha eseguito nella palestra dell'amministrazione comunale, di proprietà dell'amministrazione comunale. Peccato che i lavori si fanno dopo aver avuto il consenso dell'amministrazione. Quindi il Bottai ha fatto questi lavori in questa palestra quando ha voluto lui, senza il consenso da parte del proprietario, che è appunto il comune di Livorno. Quindi, invece di squadernare le foto, come fa il Bottai, io squaderno i documenti che sono stati, ripeto, consegnati agli organi di informazione. Sempre secondo il Bottai, che è stato molto attento evidentemente al mio video, alla mia conferenza stampa, ma evidentemente non ha compreso, anche perché io, secondo il Bottai, io avrei detto che la palestra prende il contributo del comune. No, caro Bottai, io mi sono limitata a leggere la documentazione dell'amministrazione comunale. Quindi ho letto l'articolo 4 del capitolato che recita: il Comune di Livorno, in presenza di tutti gli adempimenti richiesti al gestore, erogherà allo stesso, a sostegno della gestione dell'impianto, un contributo annuo di 1860,70. Quindi il Bottai non può dire che io ho detto che il comune ha dato i soldi. Qui erogherà, è tempo futuro, erogherà. E comunque io non ho fatto altro che leggere testuale l'articolo. Poi se il comune non ha erogato, se il Bottai ha rinunciato o altre cose, io questo non lo posso sapere. Io mi sono limitata a leggere l'articolo. Quindi se pensa di querelarmi su questa cosa, scusate, ma comincio a ridere ora e finisco tra un mese. Dopodiché stiamo attenti alle date. Dunque, io il 28 di luglio convoco i giornalisti, convoco gli organi di informazione. Addirittura lo stesso Bottai, nella sua conferenza stampa, dichiara che un giornalista lo ha chiamato per avvertirlo che io avrei convocato questa conferenza stampa e che questa conferenza stampa sarebbe stata una bomba. Ora, nella convocazione io il Bottai non lo cito,
perché nella convocazione della mia conferenza stampa dico semplicemente palestre e docce gratis per tutti. Quindi perché questo giornalista ha chiamato il Bottai? Perché ha fatto questa associazione di idee tra il titolo della mia conferenza stampa e il Bottai stesso? Dopodiché, a fine conferenza stampa, quindi il 29 di luglio, visto che la conferenza l'ho fatta davanti al comune, incontro casualmente il sindaco Salvetti, il quale mi dice: so già tutto, quindi sapeva della mia conferenza stampa e sapeva anche dell'argomento che avevo trattato. Guarda caso, sempre a proposito di coincidenze, il 28 luglio, quindi il giorno in cui io ho convocato i giornalisti per il giorno dopo, l'amministrazione comunale, dopo mesi di silenzio, decide di accordare a questa palestra la rateazione. Quindi evidentemente le mie conferenze stampa hanno il potere, ovviamente sto ironizzando, di smuovere le acque. Non è finita, perché ora io vi illustrerò i documenti del comune, quindi non scritti dall'Amadio, ma del comune. Andiamo per ordine. Quindi la cosa più importante è che il 12 luglio del 2021, quindi ora, il Dipartimento Risorse, Sviluppo e Servizi Generali del Comune fa una lettera e la invia alla Spes Fortitude, quindi alla palestra della famiglia Bottai. L'oggetto di questa lettera è diffida di pagamento canoni di concessione. Diffida. E c'è proprio tutto, come dire, l'elenco dei debiti, cioè dei canoni che devono essere in qualche modo pagati. E questi canoni si riferiscono a luglio-dicembre 2018 e a tutto il 2019. E compresi gli interessi legali, questa palestra deve pagare 8.732,02 euro. Questa è una lettera, ripeto, del comune, datata 12 luglio 2021, con il quale, ripeto, l'amministrazione comunale invita la Spes Fortitude a pagare questi affitti arretrati. Ripeto, si parla del 2018 e del 2019. Questo 12 luglio 2021. Andiamo avanti. Il 20 aprile, sempre del 2021, il comune scrive, fa un elenco di tutti i canoni arretrati, che sono appunto 8.000 e passa euro, l'abbiamo detto prima, più aggiunge che questa palestra deve pagare anche 2.179,35 euro per la fornitura di acqua calda. Anche questo è una lettera del comune, appunto datata 20 aprile 2021. Quindi voglio dire, io sto elencando tutto quello che l'amministrazione comunale ha prodotto come documento. Quindi Bottai e Company non so proprio dove vogliano attaccarsi. Poi qui davanti a me io ho un comunicato stampa redatto dall'ufficio stampa del comune, datato 6 aprile 2021, dall'oggetto PINQUA, programma innovativo per la qualità dell'abitare. Praticamente il comune metterà, ristrutturerà in quartieri, strutture, edifici con questa somma di denaro, e in questo elenco c'è anche la palestra, e c'è scritto qui, non lo dice l'Amadio, non lo scrive l'Amadio, questo è il comunicato stampa del comune di Livorno, e c'è scritto: completamento del recupero dell'ex caserma La Marmora, ristrutturazione dei locali palestra.
con creazione di un'attività sempre legata all'esercizio fisico. Allora, voglio dire, cosa avrà mai da replicare il signor Bottai? Questo, io faccio una conferenza stampa dove illustro agli organi di informazione dei documenti che sono stati in qualche modo prodotti dal comune stesso. Quindi il Bottai mi vuole querelare, ha detto che offrirà una cena con il mio denaro. Io penso che o provvede lui a pagare la cena, ma con il mio denaro penso che non vada da nessuna parte. E dico anche, e concludo, che Fratelli d'Italia, come ha detto sbagliando il comune, non ha fatto errate ricostruzioni. Fratelli d'Italia, e in particolare la sottoscritta, ha esibito i documenti e basta. Tra l'altro voglio anche aggiungere che l'amministrazione comunale, proprio in data 30 luglio, quindi in risposta alla mia conferenza stampa, parla di eventi straordinari che hanno reso necessari queste opere straordinarie della palestra dell'ex caserma La Marmora. Ora magari avrebbe dovuto essere un po' più specifico il comune e spiegare cosa possano essere stati questi eventi straordinari. Quindi diciamo che mi sembrano un po' queste idee parecchio confuse. Fatto sta che alla fine della mia conferenza stampa di questa mattina i coniugi Bottai si sono, come dire, imbucati alla mia conferenza stampa. Generalmente la gente si imbuca alle feste, qui invece si imbucano nelle mie conferenze stampa e hanno voluto dire la loro. Io penso che una cosa del genere, ma la vedo assai singolare. Il Bottai continuava a minacciare querele su querele, ma come gli ho detto, caro Bottai, dopo tanti anni di attività politica nessuno è mai riuscito a intimidirmi, figuriamoci il Bottai, figuriamoci la di lui moglie, e mi sembrava molto molto in difficoltà, perché a mia domanda precisa, quando gli ho chiesto hai ricevuto il consenso da parte dell'amministrazione comunale per fare questi lavori che tu comunque hai già fatto tanti anni fa, e il Bottai non ha risposto. Ma anche se dovesse arrivare questo consenso, e arriverà sicuramente perché me lo immagino, figuriamoci se non arriva, beh, insomma, signori, per dei lavori fatti tanti anni fa e il consenso arriva ora, mi sembra anche questa una cosa assai, assai singolare. Quindi niente, io ho ritenuto, ripeto, di giusto fare la conferenza stampa di oggi proprio per spiegare a tutti i livornesi come stanno le cose ed esibire le carte, perché ripeto, la sottoscritta parla con i documenti alla mano, la sottoscritta non si inventa assolutamente niente. E quindi questa è la storia. Ripeto, il Bottai mi è sembrato molto molto in difficoltà, mi sembra anche normale che lo sia, e per quanto mi riguarda sono molto molto serena, quindi lui faccia tutte le querele che vuole. Tra l'altro, durante questo faccia a faccia tra me e lui, mi ha detto delle cose, quelle sì sono da querela, e poi quindi anch'io dovrò rivolgermi al mio avvocato, ma io sono tranquillissima come è sempre stato, insomma. Sono sicura di quello che ho detto proprio perché io ho illustrato i documenti del comune.